Nella partita di Eredivisie, la Serie A olandese per intenderci, tra NEC Nijmegen e Vitesse Arnhem. La parte bassa della tribuna dello stadio di Nijmegen ha ceduto mentre una decina di tifosi ospiti saltavano per festeggiare la vittoria per 1-0 dell'Arnhem. Sventato il peggio grazie a un'impalcatura sottostante la tribuna che ha attutito il colpo e ha impedito ai tifosi di cadere a terra. Grande paura e terrore però, momenti di panico nei quali si temeva di aver sfiorato la tragedia. Le immagini che ci sono pervenute sono terrificanti e il video in diretta sembrava far presagire il peggio. Da quanto comunicato dai media c'è stato solo un cedimento della struttura che ha consentito alla stessa, fortunatamente, di non crollare a terra del tutto. Che io sappia, non ci sono stati feriti, ha detto alla TV pubblica Nos Wilco van Schaik, presidente del NEC. Sono senza parole, in questi casi ti passa di tutto per la testa. Parole che danno tutto il senso della paura provata dai presenti allo stadio, da coloro che hanno visto le immagini in diretta e non e, immaginiamo, degli stessi nel momento in cui la tribuna ha iniziato a cedere. La partita, al di là del fatto, si è conclusa con la vittoria del Vitesse per 1-0 con un gol di Baden Frederiksen, tra l'altro ex giocatore della Juventus Under 23, rete molto dubbia e contestata ma confermata dal VAR tra le proteste generali dei calciatori del NEC Nijmegen. Prima della partita si erano registrati scontri all'esterno dello stadio di Nijmegen, con lancio di pietre e bastoni nei confronti della polizia. Al termine della partita, persa dal NEC, i tifosi sono stati costretti a restare altre 2 ore all'interno dello stadio per evitare nuovi scontri.